desidereremo essere con appunto Rosa Elena, con tutti per la premiazione che ci sarà, ma anche per sottolineare quanto la città, attraverso la mia presenza, crede all'importanza di questo premio. Ho sempre ritenuto che nella vita le persone non vengono tanto valutate e giudicate dalle parole. Sono stato abituato a conoscere persone che facevano belle parole e fatti in antitesi con le parole. Amato Lamberti viene ricordato perché è una storia credibile, ha dimostrato la sua esperienza politica, di sociologo, di essere schierato contro le mafie per i giovani e per una città, una comunità, un sud diverso. Stava sempre con i giovani, perché evidentemente i giovani rappresentano il presente, l'abbiamo visto anche in questi anni. Senza i giovani Napoli non avrebbe raggiunto alcuni obiettivi che sempre fissato in questi anni. Guardate anche l'assessora che poco fa vi ho parlato, l'assessora alla cultura è giovane, prima abbiamo avuto io che è meno giovane, due grandi a mio avviso, l'assessore alla cultura, che attraverso generazioni diverse parlano la stessa lingua. Purtroppo non si parla tanto. Non si parla tanto di mafie, ma è un motivo molto semplice, perché le mafie ormai da tempo, con grande raffinatezza politica, hanno deciso complessivamente di abbandonare la strategia della tensione militare nei confronti dello Stato, perché lo Stato l'ha cominciato anche a conquistare. E chi pensa che le mafie siano relegate al sud non ha capito niente. Ma le mafie in gran parte hanno abbandonato gli investimenti del soggiorno d'Italia, non che non ci siano, ma i radicamenti principali sono da Roma in sud. Prima il presidente Murra, sempre attento e sensibile, l'ha parlato di Reggio Emilia. Sono intere zone del nord che sono letteralmente conquistate dalle organizzazioni mafiose, l'Ndrangheta in testa. Se vedete gli omicidi che l'Ndrangheta ha fatto nei confronti degli esponenti dello Stato dal 1990 ad oggi, li toccate, non arrivate nemmeno a 5. Scopellini fu ammazzato nel 91 perché glielo chiese Cosa Nostra, poi c'è Ludovico Ligabue, Francesco Fortunio e poco altro. Perché la 'Ndrangheta è l'organizzazione che maggiormente ha capito che deve farsi Stato, economia e finanza. Inutile che ce lo nascondiamo. Oggi senza l'economia delle mafie l'Italia andrebbe in deficit. Il prodotto interno lordo del nostro paese si regge in gran parte sul capitale pubblico. E attenzione, perché come diceva un grande maestro, come Paolo Borsellino, mafia e politica hanno un elemento in comune, la ricerca del consenso. O fanno pace o fanno male. In questi mesi, nella distrazione ovviamente generale del Covid, in attesa della pur giustificabile lentezza della liquidità dello Stato, che lo Stato ha leggi, ha burocrazie, ha provvedimenti amministrativi, le mafie in silenzio, avendo una liquidità impressionante, non avendo burocrazia, conoscendo il territorio e avendo necessità di consenso, hanno operato. Con l'usura? Certo. I negozi abbassati? Ci siamo noi. Le attività produttive in affari? Ci siamo noi. Il consenso. E adesso si preparano, e noi ci prepariamo, chissà dall'altra parte, a un combattimento. Perché l'arrivo della somma di 209 più MEF, circa 250 miliardi di euro, una somma che l'Italia non ha mai avuto, può essere quella straordinaria opportunità per le persone per bene di vedere un paese con più coesione, con più sviluppo, con più giustizia sociale, con più uguaglianza, con più ricchezza. Per le mafie una nuova grande stagione di saldatura tra mafie e politica, che hanno visto sempre loro con l'altro nella spesa pubblica. Basta vedere che cosa è stato il terremoto del 1980, in base al quale noi ancora oggi paghiamo finanziariamente quella calamità non solo naturale, ma capolistica, sociale e della pubblica. E allora, senza una rivoluzione etica, senza una rivoluzione culturale, senza uno schieramento netto, indifferenti, consentitemelo di dire, sono un po' più partigiani dei mafiosi. È evidente
le lenzuola si schierarono solo quando fu fatta saltare Capaci o via D'Alema. Le mafie questo l'hanno capito, che le lenzuola sono pericolose, i giornalisti come Schiavi sono pericolosi, i sociologi come Lamberti sono pericolosi, i parroci, gli amministratori onesti, i magistrati, forze di polizia. È una grande sfida e chiedetevi perché non si parla di questo. Vi vogliono far credere che la corruzione è residuale, la corruzione è sistemica. Non ci stanno più i lotti d'oro come negli anni 90. C'è altro, c'è qualcosa di molto più raffinato e c'è anche una corruzione dell'acqua, consentitemi. Perché la libertà non ha prezzo e all'interno delle istituzioni, ormai sono quasi 30 anni che bazzicano le istituzioni in ruoli diversi, persone veramente libere, senza prezzo, vi assicuro che sono poche. Molte sono condizionate, molte devono a qualcuno, hanno appartenuto o appartengono a qualcuno, a una congrega, a una lobby, a una consorteria, a un partito, a una massondrangheta, a massoneria deviata. Che bello essere libero. Io quando, e chiudo su questo, quando mi capita, spesso, purtroppo ai tempi del Covid molto meno, mi manca tantissimo, quel rapporto con le scuole e con i giovani, esorto sempre i giovani a pensare con la loro testa, rispettando l'opinione altrui, e rimanere per sempre liberi. Magari non avranno potere, non avranno soldi, non raggiungeranno, nemmeno è detto, perché si può raggiungere tutto, ma la libertà è assolutamente la cosa più bella. Libertà, autonomia, indipendenza, potersi schierare. Vedete in Italia quanta gente oggi che parla un linguaggio forte sulle collusioni tra mafia e politica, tra mafia e magistratura. Quella vergogna del sistema criminale interno alla magistratura, io vorrei capire perché non se ne parla. E se la magistratura viene inquinata a quei livelli, è peggio della politica inquinata, perché il politico inquinato fa un bel tratto di matita e lo mandi a casa. Se la corruzione comincia a diventare metastasi all'interno degli apparati di controllo dello Stato, è il collasso della democrazia. Così come oggi, troppa superficialità a dire che le scuole possono chiudere al primo caso di Covid. Attenzione, chi vi parla non è superficiale, combattiamo il Covid ogni giorno insieme ai medici eroici che dopo ricorderemo. Ma attenzione a rinunciare al primo caso alla scuola, perché se noi chiudiamo le scuole consegniamo il paese a un'ecatombe generazionale. Io senza la scuola non sarei quello che sono diventato, e con la didattica a distanza, consentitemi, è tutta un'altra cosa. Quindi attenzione, il paese ha bisogno di coraggio, di responsabilità, di unità e di coesione. Ecco perché ringrazio Nino, gli organizzatori, perché anche se pochi rispetto a prima, noi dobbiamo ritornare a guardarci negli occhi, a parlarci e a combattere, perché ci aspetta una stagione di lotta che non significa depressione, anzi non c'è cosa più adrenalinica della lotta. Guai al conformismo, alla narcosi e a chiudersi in casa e a rinunciare a combattere, anzi è in questi tempi che si vedono i veri partigiani. Adesso passiamo.